Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi siamo arrivati al secondo video della rubrica 30 mesi di libri. Se non sapete di che cosa si tratta, vi lascio in descrizione il link al primo video nel quale spiego appunto che tipo di rubrica è, qual è lo scopo, insomma in che cosa consiste. Oggi siamo arrivati alla seconda domanda, che è la tua citazione preferita. Devo dire che ho avuto veramente difficoltà a sceglierla perché ho letto molti libri, perché ci sono molte frasi che mi hanno colpito, che mi hanno fatto riflettere, tanti passaggi che ho considerato veramente molto molto sofisticati, che quindi mi piacciono molto, e sceglierne una fra tutti era veramente difficile. Poi alla fine ho scelto la citazione che è contenuta in un libro molto particolare, però prima vi dico la citazione e poi vi parlo del libro. La citazione in questione è: misura te stesso secondo i tuoi valori e non secondo quelli degli altri. La citazione in questione è contenuta nel libro Vita, istruzioni per l'uso. Questo libro è particolare perché al suo interno contiene una serie di consigli, di citazioni e di frasi che servono a far riflettere, servono a motivare, in qualche modo servono a migliorare la propria vita e a vivere più serenamente e più felicemente. Mi ha colpito perché l'autore ha pensato a questo libro come regalo per suo figlio, cioè lui ha pensato di raggruppare in un libro tutta una serie di pensieri, di consigli, di frasi, di citazioni che in qualche modo, secondo lui, potevano aiutare il figlio a vivere più felicemente, più serenamente. E quindi ha, diciamo, ideato una sorta di istruzioni per l'uso alla vita felice e serena. Ed è un libro carino perché al suo interno davvero contiene una serie di frasi e di pensieri che portano a riflettere. Quella che io vi ho citato è la mia preferita perché credo che sia una frase, che davvero tutti dovremmo sempre tenere a mente. Cioè fare le nostre scelte secondo i nostri valori e non secondo quelli degli altri, perché molto spesso noi ci ritroviamo nella vita quotidiana, partendo dalle piccole cose alle cose anche più grandi, a fare delle cose, ad agire secondo determinati modi, perché magari quelle sono le aspettative degli altri, perché gli altri si aspettano che noi facciamo determinate cose, gli altri si aspettano che noi siamo in un determinato modo. E quindi magari spinti un po' da questo tendiamo a seguire un pochino quell'onda anziché quello che noi vogliamo davvero. E il risultato è che a volte noi ci ritroviamo insoddisfatti e nei casi anche più gravi magari siamo addirittura infelici. E quindi credo che sia sempre importante tenere a mente quelli che sono i nostri valori e avere anche un po' il coraggio a volte di dire no, tu ti aspetti questa cosa, ma io questa cosa non la voglio fare, ne voglio fare un'altra. Quindi è anche questione a volte di avere un pochino di coraggio per seguire davvero i nostri desideri, le nostre aspirazioni e non quelle degli altri. Sembra una cosa banale, semplice, detta così, ma in realtà non lo è per niente, perché vi assicuro che molto spesso, anche nelle piccole cose, magari noi ci ritroviamo ad agire in un determinato modo perché gli altri in qualche modo si aspettavano che noi lo facessimo. La mia esperienza personale è che a volte effettivamente mi sono un po' ritrovata a fare in questo modo perché credo che proprio l'essere umano sia portato a volte a fare così. Però devo dire che sono stata abbastanza fortunata perché ho avuto una famiglia che mi ha sempre spinto a fare quello che io mi sentivo di fare e non quello che in qualche modo si doveva fare per rispettare le aspettative degli altri, piuttosto che le cose sociali, piuttosto che altre cose. Quindi sono stata abbastanza fortunata perché ho potuto fare le mie scelte andando dietro alle mie aspirazioni e non effettivamente perseguire i desideri di altre persone. E quindi su questo devo dire che sono stata molto fortunata. Ma nonostante io abbia avuto questo stile educativo, mi sono ritrovata comunque qualche volta a fare delle scelte che non erano proprio le mie, ma in qualche modo era un modo per seguire e accontentare un'aspettativa di qualcun altro. Non tanto perché mi fosse stato chiesto esplicitamente, ma perché secondo me siamo proprio noi esseri umani che a volte ci ritroviamo a fare così perché in qualche modo riteniamo di dover fare una determinata cosa. Però io credo che se quella determinata cosa non è quella che davvero volete fare,
Allora, forse è il caso di pensarci due volte prima di fare, di compiere determinate azioni, perché se poi siamo infelici, noi per primi, alla fine anche gli altri che sono vicino a noi poi sono infelici perché ci vedono nervosi, ci vedono irritati e quindi in qualche modo siamo scontenti noi e sono scontenti gli altri. Quindi, secondo me, questa citazione davvero porta a riflettere su dei temi molto importanti. Quindi sembra una frase banale, ma in realtà il tema sul quale mi ha portato a riflettere è un tema importante. Quindi, insomma, vi consiglio questo libro comunque al di là della citazione che vi ho letto, perché ne contiene delle altre che sono importanti e che fanno riflettere su tanti aspetti della nostra vita. Quindi, insomma, è un libretto che si legge abbastanza facilmente perché sono solo frasi e pensieri, però, come dire, a livello emotivo, a livello comunque introspettivo, cioè di quello che noi siamo portati a pensare su noi stessi a livello riflessivo anche, è un qualcosa di importante. Quindi, insomma, ve lo consiglio. Bene, mi fermo con questo video, ci vediamo il prossimo mese con la terza domanda di questa rubrica, vi mando un bacio e vi auguro una splendida serata.